Bella a tutti ragazzi, qui è Cipolla e bentornati sul mio canale. Ragazzi, video super speciale, siamo qui sulla beta di Tom Clancy's The Division. Ragazzi, finalmente hanno aperto la beta al pubblico e questo video che sto facendo è un video un po' insolito, ragazzi, perché per il semplice motivo che di solito io non faccio gameplay su un gioco senza poi completarlo fino all'ultimo. Quindi questo è soltanto un video, giusto per, insomma, giocare un po' a questo gioco, giocarlo insieme a voi, farvi vedere anche a voi quali sono gli aspetti di questo gioco e passare un po' di tempo insieme, insomma, giocando a Tom Clancy's The Division, visto che la beta è aperta a tutti. Potete giocarci tutti. Ovviamente gli unici requisiti sono un buon PC perché, come ben sapete, questo è un gioco che succhia parecchia memoria, cioè succhia parecchie prestazioni del computer. Detto questo, ho saltato la parte iniziale, ragazzi, in cui spiegavano, c'era lo sviluppatore che parlava, spiegava, ah, puoi fare questo, puoi fare quello, spingi quel tasto per fare quello, bla bla bla. So cose che a voi non vi interessano. Siamo qui all'editor, possiamo scegliere solo fra questi modelli random. Ve lo dico, ragazzi, perché in caso qualcuno di voi non lo sa, l'editor del gioco nella beta ovviamente è stato castrato perché giustamente non potevano inserire proprio tutte le cose che ci saranno nella versione finale del gioco, quindi l'hanno castrato un pochetto. Io direi di andare per il cinese, questo qua. È quello che mi ispira di più, assomiglia anche a Markiplier, che è il mio youtuber preferito, quindi andiamo con questo. Conferma. Attiviamo l'agente e autorizzazione agente. Wow. Attiviamo il nostro agente, ragazzi. Dunque. Non mollare! No, non molliamo. Che cazzo succede? Wow. Ho bisogno di te! Stai messa male pure te, eh? C'hai un occhio mezzo cavato. Aia. Ascolta, andrà tutto bene. Direi che stai decisamente meglio di È me. infatti quello che ho appena detto. Merda! Sì. L'esplosione ha ucciso il comandante. Abbiamo un lavoro da fare e lo faremo. È solo che... Atterreremo tra un minuto. Dovreste iniziare a vedere la città alla mia destra. Wow. Tom Clancy's The Division Beta. Ragazzi, finalmente abbiamo la possibilità di mettere le mani su questo Ho gioco. scoperto qualcosa di più sulla prima ondata. O sono morti o sono scomparsi. Quindi tocca a noi. Per questo dobbiamo rimanere concentrati da subito. JTF 68 a torre. Vediamo Lanson. Sì, due agenti della divisione a bordo. L'esplosione era la loro entrata. Ok, autorizzazione atterraggio, JTF 68. Solitamente ci vuole un po' di tempo per fidarsi di qualcuno. Noi di tempo non ne abbiamo. Scommetto su di te. Devo farlo. Okidoki. Spero di non sbagliarmi. Dovrò sistemare le impostazioni grafiche, ragazzi. Vabbè. Benvenuti a Hudson Pierce. Non so cosa abbiate intenzione di fare qui. Al di là di questo cancello c'è solo una maledetta zona di guerra. Quindi chi Il comanda capitano qui? Benitez è a capo dell'evacuazione al Madison Square Garden. Abbiamo perso i contatti con la sua squadra. Se non lo sentiamo entro domani, ce ne andiamo. Nessuno si ritira. Ci riprendiamo la città. Prenditi quello che ti serve, poi ti raggiungo. Buona fortuna, ne avrai bisogno. Ok, ho già capito com'è il personaggio, regà. È muto, sta sempre zitto, non dice mai una parola. Perfetto. Hai scoperto il campo di Hudson. Subito dopo il cancello. Ok, Sei azione ormai completa. sulla fine del ponte. Perfetto. Proseguiamo, ragazzi. Ah, stranamente mi sta girando intorno ai 30 fps, quindi dovrei stare a posto per il momento. Stiamo evacuando o cosa? E poi chi rimane qui a mantenere l'ordine? Senti, non prendertela con me. Io faccio solo quello che mi dicono e non vedo l'ora di portare via il culo da qui. Ok, gente che discute, non impicciamoci dei cazzi loro. Salve. Warning. Ehi, Personale autorizzato. resta con me. No, guardami. Guardami. Cazzo, guardami negli occhi.
Supereremo anche questa. Hai capito? Merda, hai visto? Cazzo! Hai visto che roba? Oh, Madonna Santissima. Ok, perfetto. Non possiamo abbandonare Manhattan. Ah, a me piace origliare tra le conversazioni degli altri, regà, però. Ehi, devi passare di qui. Dobbiamo aspettarci che non ci siano infezioni. Il Come? È uguale per tutti. Ok, perfetto. Ci devono. Cosa ci devono fare? Ci devono. Ah, perfetto, vedete, in alto a destra c'è anche. Ho capito che dobbiamo mettere la traiettoria di dove dobbiamo andare. Mi sembra di essere un bambolotto. Non riesco a fare niente. Mi sento impotente. Ciao zio. Tu non ci vedi niente? No, perfetto. Ok, stanno calando leggermente gli FPS. E questi sono giocatori veri? Credo di sì. Ripeto, sì, sono giocatori veri. Magnifico. Stiamo giocando ufficialmente online. Ragazzi, questi sono. Questa è gente vera. Matchmaking. Ok. Venditore delle armi, parliamoci. Dunque, non abbiamo una lira, ovviamente. E dove possiamo vedere? Portafogli 0. Ok, quindi non possiamo comprare un cazzo per il momento. Perfetto. Ok, proseguiamo qui dentro. Credo che farò dei tagli, regà, a questo video, perché voglio giocarlo per un po' questo gioco e di conseguenza non voglio neanche che voi vi annoiate, quindi premi L e vai alla schermata abilità. Ok, abilità disponibile. Sono disponibili delle abilità. Le abilità ampliano le tue opzioni tattiche. Ok, abbiamo questa abilità che noi dovremo mettere nel tasto Q. Slot sbloccato a livello 5. Ah, nel tasto E, vabbè, l'abbiamo messa nel tasto E. E quindi adesso ogni volta che premiamo E inviamo un impulso che identifica nemici e alleati attraverso pareti e ripari. Ammazza. Non è un'abilità che si dovrebbe sbloccare quando andiamo un po' più avanti col gioco? No, eh? Vabbè. E siamo ufficialmente, ragazzi, in gioco. Vi chiedo scusa un secondo, farò un piccolo taglio per sistemare le impostazioni grafiche e poi torno. Perfetto ragazzi, ora il gioco dovrebbe andare leggermente meglio. Ok, ho appena finito di dire questa cosa e si è frizzato il gioco. Vi ho detto una gran cazzata, però vabbè. Allora, abbiamo quest'arma e la pistoletta. Magnifico. Io direi di metterci questa, che credo sia quella con più munizioni. E volendo possiamo metterci dietro i ripari in questo modo. Ok. Come facciamo però a cambiare riparo? Devo ancora capire bene, scusate regà, i comandi del gioco. Scansione civile. Chelsea. What the fuck? Livello 2-4 inesplorata. Ti prego, mantieni la calma. Mi serve cibo, medicine, qualcosa. Ok, questi sono, non sono giocatori controllati dal computer, ragazzi. Control. Ah, possiamo anche salire qui sopra, scavalcarlo, perfetto. Ah, ha qualcosina di parkour il gioco, il che non fa, non può che farmi piacere, ragazzi. Occhio. Sì, non ti preoccupare. Saliamo qui sopra. Stabilisci la base operativa. Sì, adesso andiamo a fare l'obiettivo. Ragazzi, sto prendendo confidenza con il gioco. È la prima volta che lo avvio. Non ci ho mai giocato prima. Quindi abbiate pazienza se mi vedete leggermente handicappato coi comandi. Ma, ragazzi, è la prima volta che lo avvio. E in più. Wow, 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 wow. Iniziamo subito con le maniere forti. Dovrei sistemare la sensibilità del mouse, però vabbè. Ok, sono morti tutti? Sì, perfetto. Ricarichiamo. Esamina. Cappello da baracconiere trendy, prendiamolo. Ok, inventario. Dove sta il cappello?
Cappello, personaggio. Borze, aspetto. Ok. Perfetto. Abbiamo un cappelletto trasgressivo, regà. Esattamente come i miei episodi di Chat Roulette. Senza cappellino. Ma dai, avete ammazzato sto poro Cristo. Che infami che siete. Ok, questo non lo posso esaminare. Non so perché. Con control saliamo sopra la roba e con spazio ci mettiamo al riparo. Esattamente il contrario di tutti gli altri giochi, ma vabbè. Ok, lì ci sono dei civili. Scusa, parli con me? Ok, non scavalco qui, se no mi spezzo le gambe quando atterro lì sotto. Proseguiamo verso di qua. Ok. Eseguire una schivata con una capriola velocemente. Ok. Bisogna premere quel pulsante. E per lanciare un impulso di ricognizione. Ok. Nessuna minaccia trovata, magnifico. Wow, un cagnolino. Anche a te, zio. Ciao, cagnolino. Wow. Tu saresti una cornacchia? Ti vorrei sparare, ma sprecherei soltanto munizioni. Ah, una banda è appena stata qui. Ok. Allora, muoviamoci furtivamente, ragazzi. Non so se c'è un pulsante per abbassarsi, credo di no. Ok, non vedo la traccia di nessuna banda per il momento. Mi stai derubando. No, non sto derubando nessuno, perfetto. Quindi le strade sono abitate da... Nuovo incontro, ricerca virus. No, vabbè, dai, proseguiamo con la nostra quest. Non attiviamo altre quest secondarie, della quale Non poi so potrebbero come non farci sono perdere morto. tempo. Ok. Scusate ragazzi se sono stato costretto a mettere la grafica praticamente al minimo, ma purtroppo, ve lo ripeto, il mio PC non è sto granché e fa girare il gioco sì, ma comunque lo fa girare con una grafica. Che cazzo succede lì giù? Sento spari. Ok, merda, no. Attenzione, intercettazione No, trasmissione no, GPS. scusa, Che stanno ok. sparando! Armi fuoco! Mi sono Perfetto. sotto tiro! Preso. Tracciamento segnale. Analisi completa. Caricamento coordinate. Zio, vai lì, dai. Ok. Perfetto. Ok, ho capito come si cambiano i ripari. Dobbiamo dare una mano a questi tizi. Hai scoperto Pennsylvania. Magnifico. E diamoci sotto, dai. Attenzione, Morto. forze nemiche in avvicinamento. Nemici in arrivo. Da dove stanno arrivando? Da lì dietro, ok. Vedo gentaglia. Lì dietro vedo gentaglia. No, stai dietro il riparo, grazie. Dove cazzo vuoi andare? Mori, grazie. Allora, tu devi fare una brutta fine. Speriamo che siano davvero dei dilettanti. Mi piace questa cosa dei ripari, ragazzi. Sono gestiti molto bene questi ripari. Ti ho colpito in testa, dovresti morire come ogni essere Posizione in umano. sicurezza. Presenza nemica eliminata. Ok, hai delle munizioni, qualcosa? No, eh? Cazzo. C'è un cazzo. Vabbè,
Allora, voi siete alleati. Quindi non vi sparo. Però sulla minimappa lì vedo incontro e missione. Abbiamo nemici multipli in arrivo dalla strada. Siamo bloccati. Dove cazzo stanno arrivando? Vabbè, proseguiamo verso di lì, dai. Per eseguire una schivata con una capriola. Ah, già. Eh sì, l'avevo letto prima, ma me ne sono scordato. Ok, non sono soldati quelli. Perfetto, proseguiamo. Centrale, qui è l'agente della divisione Feilau, con l'autorità conferita dall'ordine esecutivo e dalla direttiva 51, parte dell'operazione risposta a fase 2. Chiunque tu sia, siamo sotto attacco! Adesso non so che aiuto. Ci va bene, qualunque aiuto tu ci possa dare. Come fai a essere sui miei canali? Siamo con voi. Non lo so Cercate solo di neanche io. non sparare a chi cerca di aiutarvi. Passo e chiudo. Metti in sicurezza la base operativa. Attenzione, inoltre ai canali radio locali della JTF. Unità 43, attenzione, stanno arrivando agenti della divisione di rinforzo. Era anche ora che ci aiutassero. Mandateli subito. Oh cazzo, aiuto sulle scale, Martinez, muoviti sui fianchi. Su, su, su. Ok. Maledizione. Sono parecchi sto giro, raga, non sarà facile. Ci serve un riparo migliore. Io direi di andare verso di lì. Dai, corri, 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 grazie. Mettiamoci la pistoletta trasgressiva e iniziamo a fare fuoco di soppressione. Fuori uno. Ok, questi non credo siano giocatori reali. Queste sono sempre bot controllati dal computer, raga. Ok, usiamo questa che ha ancora tutte le munizioni. I nemici importanti sono elite rari con i cui equipaggiamenti e armi migliori sono i più pericolosi, ma lasciano anche tra. Ah, vabbè, è ovvio, lasciano i migliori bottini. Mi pare giusto, no? Come ogni videogioco che si rispetti, ammazzi un nemico forte, hai una ricompensa figa. Tu dove credi di andare? Ma noi abbiamo granate? No, non abbiamo un cazzo di granate, perfetto. Mori. Ok, no, infatti, sono abbastanza seghi questi nemici. Ok, quello è un alleato che sta per morire, quindi forniamogli il supporto. Quello è un nemico, cioè, giusto? Sì, è un nemico, perfetto. No, cazzo, una granata. Merda. Ok, mettiamoci qui così abbiamo. Possiamo corpigliare anche da dietro i ripari. Quello è un nemico elite, credo. Cazzo. Ok, ma quanta vita abbiamo noi? Abbiamo pochissima vita, ragazzi. Dobbiamo fare attenzione. No, 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 no. Ha tirato una granata, merda. Ok, dobbiamo usare un kit medico. Forse non ne abbiamo di kit medici, ragazzi. Mi sa di no. E infatti ce la dobbiamo pigliare nel culo. Mi sa di sì. Ci prendono con un colpo e siamo morti, raga. Se quella che penso che lampeggia 0-3 alla vita. Cazzo, no.
Ma che cazzo di granata? Ah, ma sono granate fumogene. Vabbè, sti cazzi. Perché so granate fumogene, raga. Ah no, no, col cazzo che so fumogene. So stordenti, che cazzo so? Granate a gas, boh. Ok. No, no. No, 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 no. Mettiti in sicurezza. Maledizione. Mori, cazzo. Tira fuori la capoccia. Merda. Fuori uno. Ok. Fuori due. E fuori tre. A posto. È sotto controllo. Il mio rapporto ufficiale, la divisione ci ha salvato il culo. Grazie per il rapporto, squadra Bravo. Occhi aperti e state attenti. Sono felice che ce l'abbiate fatta. Ora ricostruiamo la nostra base. Vai pure a dare un'occhiata. Ho finalmente un mezzo di trasporto, sto arrivando. Facciamo. Un nuovo oggetto. Qual è questo? Corazza. Zaino protettivo, zaino da salvataggio. Livello 4. Questo dà più corazza, quello di livello 4, quindi noi ovviamente ci lasceremo quello di livello 4. Questo. Control. Perfetto. Ok. Scusate, raga, se mi vedete leggermente handicappato, ma ripeto. Ah, ok, abbiamo anche una flashbang adesso. Abbiamo una granata che possiamo selezionare così. Yes. Perfetto. LMB per scegliere quelle da usare. Ok, per il momento non le dobbiamo usare. Non sono il nemico. Sì, ma nessuno ti vuole sparare, zia, stai tranquilla. Entra nella base operativa. Ed entriamo in questa base operativa, regà. Però qui vedo un punto esclamativo lampeggiare. Il che significa che... significherà qualcosa. Ah, da qui dobbiamo entrare, perfetto. Possibile usare armi. Sistemi di aerazione e purificazione attivi. Livelli di contaminazione diminuiti. La base operativa è uno spazio personale, solo tu vedrai le migliori che apporti. Ok. Agente, dobbiamo avere una base che funzioni e dimostrare ai newyorkesi che la città sta rinascendo. La nostra base operativa ha del potenziale, ma ora come ora non vale niente e non ci sono uomini. Per renderla più efficace ci servono persone valide. Ok. Dei dottori. C'è una virologa che gestisce un ospedale da campo al Madison Square Garden, ma l'intera zona è a puttane. Con lei potremo far funzionare le strutture mediche. Senza di lei... Il comandante della JTF Benitez è in missione e non raggiungibile. Riportalo qui. Deve organizzarci un dipartimento della sicurezza e alzerà anche il morale. Dobbiamo anche ripristinare i servizi di base. Ci ok, tutte queste che ci stanno elencando. Qualcuno se ne stava occupando, ma ha avuto dei problemi con il collegamento. Senza di lui, niente corrente. Magnifico. L'Isaac può mapparsi su ognuno dei rami della base, sincronizzando i progressi per darci un'idea di cosa sta succedendo. Più stabile è la base, più la città potrà beneficiarne. Cioè, raga, ok, lo ripeto per l'ennesima volta, io non sono uno che guarda la grafica, ma porca puttana, guardate come reagiscono i riflessi della luce UV sul personaggio. Cioè, porca puttana. La JTF lo ama. Può mobilitare le truppe e darci i dati e la potenza di fuoco per eliminare i nemici nelle strade della città. Ok. Abbiamo preso tutte le munizioni. Scorta? Non hai scorte. Ok. Non ho idea di cosa siano. Stazione fai da te. Non disponibile nella beta. Va bene. Venditore mod. Non troverai una scelta migliore altrove. Abbiamo soltanto 34 euro. Che poi, scusate, sembra il logo dei bitcoin sto coso qua. Sembrano davvero bitcoin. Però vabbè. Proseguiamo. Il dipartimento medico è allo sbando al momento. Quando avremo la virologa potremo formare uno staff, indagare sulle origini del virus, ottenere altre risorse. Per i civili, ma anche per noi. Vieni a vedere. Qualcosa da avere a ogni costo? Magari la prossima volta, eh? Direi di sì, dai. Ok.
Sto esplorando un po' la zona, ragazzi. Giusto per... Ciao, zio. Non voglio farti Giusto per... perdere tempo. Sì. Fatemi finire di parlare, cazzo. Giusto per ambientarmi un po' meglio. Queste sono queste. Sì, infatti c'è scritto avvia. Beh, dai, ragazzi, per il momento direi che abbiamo visto abbastanza di Tom Clancy's The Division. Io spero, come al solito, che questo video vi sia piaciuto. Che c'è scritto qua? Dipartimento Tecnologico Offline. Di sicuro il Dipartimento Tecnologico ha visto giorni migliori, ma se riesce a riportare Rhodes, penso che lui potrebbe fare qualcosa. È un ex mercenario, se non erro. Sa più cose di quanto sembri. Può rivelarsi molto utile. Perfetto, regà, dai. Non so se farò altri gameplay su Tom Clancy's The Division. Sicuramente lo giocherò un altro po', ma non so se iniziarci una vera e propria serie, anche perché il gioco costa sui 60 euro, 55, ora non ricordo bene. Comunque costa parecchio e sto cercando di tenermi da parte un po' i soldi per comprare A, il telefono nuovo, mi devo comprare un telefono nuovo, e B, il microfono che devo usare per il canale. Un nuovo microfono che tutti mi state richiedendo in una maniera proprio disperata. Quindi, io ripeto, se vi è piaciuto questo episodio, vi invito a lasciare un bel mi piace. Commentate qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate anche voi, perché a me interessa molto anche quello che pensate voi, ragazzi. Se dovrei iniziarci una serie, magari anche in futuro, su Tom Clancy's The Ci Division. serve chi c'è, Un chiediamo vero e sempre. proprio walkthrough non lo posso iniziare, ragazzi, perché i walkthrough necessitano di una storia, cioè hanno un inizio, un intermezzo e una fine, quindi non posso iniziarlo. Comunque, vi ricordo per ultima cosa che l'iscrizione al canale è sempre ben accettata e niente, regà, noi se becchiamo al prossimo episodio di Tom Clancy's The Division. Forse, se lo farò mai in futuro. Bella a tutti, regà.